Storia, fede e folklore del Santo dei Poveri, celebrato e festeggiato in questi giorni nei paesi del comprensorio. Si chiama Ite a Iosef, il libro curato dalla collega giornalista Francesca Davì con la collaborazione di altri autori sulle tradizioni legate a San Giuseppe nei comuni del Galle Golfo di Castellammare, ente che ha promosso l'iniziativa. Il volume, presentato ieri nella Biblioteca Comunale di Borgetto, racconta usi e costumi legati al Santo Patriarca, molto sentiti, oltre che a Borgetto, anche ad Alcamo, Balestrate, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto, Capaci e Torretta. Obiettivo del consorzio, presieduto da Pietro Puccio, è quello di mantenere viva un'usanza antica al fine di far diventare le tradizioni di San Giuseppe un importante veicolo di promozione turistica del territorio. La festività di San Giuseppe è una festività che raccorda tutti a 7 comuni del Galle e non solo. È un anniversario, quello di San Giuseppe, che ci fa sentire tutti diversi. Ecco, questa è una ricchezza del territorio, è una ricchezza del territorio del Galle, e lo dobbiamo alla passione, alla fede, al lavoro di tantissimi nostri concittadini. Questo è un lavoro scritto a più mani, che racconta la tradizione di questo territorio e la devozione di questo territorio a questo splendido santo che è San Giuseppe. È un piccolo tassello per cercare di valorizzare sempre di più questo territorio. Credo che non debba finire qui un avvenimento fino a se stesso. Qui ci sono tutte le caratteristiche e tutte assieme, le amministrazioni comunali, il GAL, i cittadini di questo territorio, dobbiamo avere l'ambizione di fare diventare da qui in avanti la settimana dedicata a San Giuseppe quello che è la Semana Santa in Spagna, cioè un grandissimo avvenimento che può richiamare davvero tantissimi fedeli e turisti in questo territorio. Alla presentazione hanno partecipato autorità religiose, civili e militari, ed è intervenuto pure l'arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi. Gli altari che vengono preparati, ecco, che sono anche un'espressione della cultura locale, ma che comunque vogliono esprimere solidarietà verso i più bisognosi, perché sono nati con questo scopo, sono proprio un modo per ringraziare San Giuseppe, padre della Divina Provvidenza, perché attraverso la sua intercessione, ecco, le famiglie trovano unità, ecco, è possibile garantire il pane quotidiano attraverso il lavoro, ed è possibile, ecco, che San Giuseppe, ecco, sia un modello sia per le famiglie sia per i lavoratori, di un uomo fattivo, di un uomo credente, di un uomo giusto. L'evento di ieri è stato organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale e in particolare con l'assessorato alla cultura guidato da Alessandro Santoro. Ci sono delle persone che fanno delle mense per grazia ricevuta, quest'anno abbiamo circa 22 mense, poi abbiamo questa sera questo grande piacere che il Galle di Castellammare ha realizzato questo libro dove si racchiude appunto la festa di San Giuseppe, si parla della festa di San Giuseppe con diversi autori che hanno, da qui Francesca Davì, e diciamo che questo ci aiuterà tantissimo anche per tramandare in America, perché il libro è in italiano, in americano, cioè in inglese, ci aiuterà tantissimo perché noi in America abbiamo un'altra comunità di 8.500 persone, quest'anno, dove sicuramente trasmetteremo questo libro, quindi le nuove generazioni possono effettivamente vedere le origini, perché si fanno le mense, perché si fa San Giuseppe, perché festeggiamo San Giuseppe. Poi abbiamo pensato come amministrazione di andare oltre, ma questo ne parleremo dopo, perché vorremmo eventualmente fare come copatrone, questo è un'idea dell'assessore Alessandro Santoro che stiamo mettendo a fuoco per eventualmente fare come copatrone di Borgetto anche San Giuseppe. Santa Maria Maddalena è la patrona di Borgetto, ma vista questa, diciamo, grande devozione nei confronti di San Giuseppe, abbiamo avuto questa idea che la stiamo elaborando e ci stiamo lavorando. Emozionante, al termine della presentazione del libro, la recita delle parti interpretata da Giovanni Faraci e Gaspare Cannatella davanti all'altare realizzato da Antonio Bartellino e Pino Puglisi. Che cosa andate facendo per le vie dei Rodi? Che cercate? Siamo 3 poveri passeggeri e siamo stanchi del cammino. Cerchiamo alloggio o si allocando? Non vi alloggio, non mi allocando. Andate via, non cerco voi. Miei cari amici, ho preparato una mensa e l'ho preparata a casa mia. Spero in questa giornata di trovare Gesù, Giuseppe e Maria.